Cosa? Cosa? Che scemo dice cosa? State giù, state giù! Cioè, non mi ricordo il nome di nessuno. Wow! Sono stata velocissima! Lui non voleva neanche venirci di... Sto morendo, Nick! No! Ciao, è stato bello sentirti per l'ultima volta. Può sempre piovere. E adesso piove. Ah no! Compaiono i mostri. Oh, merda! Ok, di qua... No, io mi perderò. Oddio! Ah, c'è anche Clarice. Vabbè, tanto morirà anche lei. Attenta a cosa. Ecco. Via, presto! Che ne è successo? Ok, no, ma scusami, così lo soffochi. Ciao a tutti da Carinello. Dunque, inizio a mostrarvi le mie scelte. Erika ha rifiutato di coinvolgere il supporto aereo della missione. E... Rachel ha detto a Eric che il loro matrimonio era finito. Yay! Era proprio quello che volevo ottenere dall'inizio, quindi sono già soddisfatta. Ora possiamo passare il tempo ad analizzare la zona qua intorno. Vediamo se c'è qualche altra cosa da trovare. Sicuramente... Ah, devo parlare con te? Lui si tiene le figurine di Saddam. Troveremo anche Ali il chimico in quel sito. Se è nei paraggi lo prenderemo. Varrebbe quasi la pena per lui. Quasi? A dire il vero, continuo a preferire il lavoro d'ufficio. E io sono d'accordo con lui. Ci sono storie inquietanti sul confine. Poi la guerra non è mai bella. Perché la gente la fa? Non capirò mai certe cose, scusate. Abbiamo il vantaggio del fattore sorpresa. Non voglio correre il rischio di perderlo. Signore, possiamo fare un passo indietro e ripensarci? Sì, dai. Ho preso la mia decisione. Restiamo qui. Titoli di coda, fine gioco. Bello è stato. Il cavallo dei miei si chiamava Fortunello. È scappato. Ah, pensavo fosse morto. Montaci la fattoria. Sento che vinceremo tutto. Senti quanta fiducia che ho io. Dio il suo ottimismo. Ottimismo? Cos'è? Si mangia? Dunque, avevo visto qualcosa qua da qualche parte che si illuminava, ma forse era il tizio. Ah no, era questo. Posso esaminare la tazza? Ah no, la sposto forse. Ok. Segreto. Riservato, bla bla bla, attività banditi. Scomparsa di due volontari. Sì, sì. Di qua c'è qualcosa. Sì. Un giornale. America oltreoceano, missione compiuta. Presidente Bush dichiara la cessazione delle ostilità in Iraq. Ok. Posso parlare anche con te? A che serve tutta questa roba? Dobbiamo essere agili. Ho capito, dovrei avere dell'attrezzatura. È una struttura sotterranea, forse in costruzione. Meglio essere sicuri. Giusto. Su questo ti do ragione. Sicuri. Portiamo più soldati. Cerchiamo di essere tranquilli, dai. Anche se mi sembra un po' cattiva. Tu saresti il tecnico? Hai buona fama. Ah, invece ho risposto bene. Merda, mi sembra il minimo. Mi occuperò dell'equipaggiamento. E se salta fuori qualche iracheno, gli faccio saltare la cazzo di testa. Ma che bella premessa. Sembri sicuro di te? Se ti serve aiuto con le funi, chiedi a me. Ah, perché lui se ne intende di funi? No, boh, comunque abbiamo fatto amicizia con lui in qualche modo che mi sfugge. Funi da montagna. Fighetto del cazzo. Ma cosa? Ma che problemi hai? Ti odio. Possiamo eliminarlo dalla squadra? Abbiamo esplosivi, flashbang, Willy Pitt. Cazzo, sono delle pastiglie? Cos'è? No, non ne ho idea. È quello che penso. WP, signore. Cioè? Fosforo bianco. Cioè? Fumogeni. Ok. Non sono autorizzate o... Dai, solo per copertura. Non so cosa siano, ma potrebbero tornare utili. È chiaro? È chiaro. È Saddam quello che infrange le convenzioni sulle armi. Non noi. Sì, non dovremmo usare roba illegale. Forse non ho detto la cosa giusta, ma... Scusate. No! Volevo finire di esaminare la zona. Download finito. Agli elicotteri. Ma non ancora! Non mi hai fatto vedere tutto, cavolo! Cosa? Cosa? Tu hai una domanda. Chi scemo dice cosa? Te lo si riesce a leggere in faccia. Che pensi di lui? Immagino parli del grande capo. Vabbè, ha detto peste corna dell'altra, figurati di lui. Bravo ragazzo.
Come bravo ragazzo. Ma qua giù, bravi non basta. Ma tu che ne pensi? Guarda, io lo adoro. La testa. Risposta molto vaga. E chi è questo? Salim Othman, tenente truppe di terra Iraq. Ostinazione e coraggio. Ma quindi noi siamo anche dall'altro lato della guerra, diciamo. Che bella questa cosa. Quindi non siamo solo negli americani, siamo anche negli iracheni. Mi piace. Anche perché mi sembravano tutti un po' troppo boriosi gli americani. Zain? Tutto ok? Non c'è nessuno in casa? Aspetta, posso guardare il pacchetto regalo, scusami? Sì. Cioè, guarda da solo la cosa che ha fatto. Oh, buon compleanno, Zain. Il mio bambino sta diventando un uomo per sempre con te, papà. Oh, io adesso piango, è morto qualcuno. Non ho capito se è per suo padre o suo figlio, però... Aspetta, avevo visto che c'era un foglio qua e... Che cos'è? Stemma dell'Adelaide University? Ah, l'hanno approvato per entrare nell'università! Boh, sì, non ho ben capito, non ho voglia di leggerlo tutto, ok. C'è qualcosa qua per terra? Una foto! Araf. Sì? Beh, è piegata? Mi sa che odiava la moglie. O forse la moglie li ha lasciati? Chi può dirlo? Là c'è una porta, di qua c'è... Ci sono tante stanze. Dai. Che visuale del cavolo. Allora, nella lavanderia c'è qualcosa? No, non sembra esserci niente. Porte troppo strette. Questa è chiusa, quindi io vado prima di qua. Questa sembrerebbe essere camera mia. E niente, andiamo ad aprire questa porta allora. Zain? Zain? È là? Non c'è. È scappato. Ah, mitologia della Mesopotamia. Oh. Legge ancora le favole. Beh, oddio. Ma tra l'altro ho notato solo adesso che non parla in italiano. Oh, si potevano girare le pagine. Ho trovato un segreto. Capitolo 6, l'oltretomba dell'antica Mesopotamia. Vabbè, praticamente danno cibi e bevande ai morti nell'oltretomba. Ah, aspetta, i morti avevano la facoltà di tornare sulla terra come spettri per punire i discendenti che non lasciavano offerte di cibo o bevande. Oh cavolo, gli spiriti vendicativi potevano infliggere sciagure e malattie viventi, tanto che disturbi come le emicranie, i dolori di stomaco, le febbre e disordini mentali erano spesso attribuiti all'influsso dei fantasmi. Wow, questa cosa non la sapevo, buona a sapersi. Qua sotto il letto cosa c'è? Una cassetta. E che c'è dentro? Sì, ma non lo insultare. Cos'è? Hello. Hello, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. Okay. ايوه رجعت. هو زين مع مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض ما che sta succedendo scusate ah trovato della merce rubata no dai ma non metterlo subito nei casini di che hai un regalo per lui كله تمام اصل كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه riempirlo di botte a casa quello regalo mi sa لما يرجع ابعته لي حالا Sì, ma da quando è qua i ragazzi prendono e vanno senza tornare a casa, senza dire quando né dove sono? Cioè, oddio, non so quanti anni abbia questo qua. No, sì, ok, è grandino, in effetti, doveva andare all'università. Aia, cos'è? Polizia? Tipo un controllo? Captain Basri, ahlan. Aia. Ah no, deve partire. No! 나도 개가 안 해놔 들어왔지.
Ma che in volo? Non avevamo usato l'elicottero noi. Sì. Ma scusami, non dovrebbe esserci l'elicottero? Ah, io vorrei fargli cercare il figlio, dai. No, voglio trovare il figlio. Ma non mi interessa che un ordine. Ok, forse adesso mi interessa. Era proprio quello che volevo fare, grazie. Ma poverino. Oh, beh, però almeno è stato in grado di lasciargli il regalo lì. Oddio, no, non dire tornerò presto. Vuol dire che lo farò morire sicuro, mi dispiace. No, non voglio che muoia, mi sentirei troppo in colpa. Coyote 2, qui Mailman 2-1 reale. In avvicinamento e pronti al silenzio radio. Passo. Ricevuto Mailman 2-1 reale. Siete soli. Buona fortuna e auguri. Grazie. Ricevuto, grazie mille. Passo. Sì, ma la smettete di scambiarvi convenevoli? Silenzio assoluto, Coyote 2 chiudo. Aspetta? Chi è che ha una gamba finta? È il capo. Scaldatevi ragazzi, stiamo per arrivare. Ehi Merwin, che fanno tua madre il triangolo delle Bermuda? Oddio. Perché non mi illumini? Ingoiano marinai. Oh santo cielo, carina, che tristezza. Dai. No, era tristissima. Ehi. Tua madre è così. L'umorismo morire. Da soldato è terribile. Dopo il sesso al telefono ho avuto un'infezione all'orecchio. Complimenti. Ma che? Ce l'avevi pronta? Ti è piaciuta, eh? Ma che ridere. Sto scompisciando proprio. Lo dice anche tua madre. Basta sparare cazzate, pensate alla missione. Oh, grazie Rachel. Meno male che ci sei tu a dirlo al posto mio. Una donna può darmi ordini. Ed è a letto. Che viscido schifoso. Tua mamma ti lascia portare donne a letto? Grande. Ehi Rachel. Ehi. Non ti fa più ridere quando è Rachel, a fare certi commenti. Sergente Kay, stabilisci un contatto con il CP AWACS a intervalli di 4 ore. Sergente Kay, sei con noi? È già sparito. Contattare il CP ogni 4 ore. Mi direi preoccupazione, non mi piace provocare la gente ad essere cattiva. Tutto ok? Sì, sto bene. Non si direbbe. Ah, è depresso per colpa degli altri due, mi sa. Solo qualche casino da risolvere. Sì, però dai, non è il momento di pensarci. Sostegno o curiosità? Io sono curiosa, dimmelo. No, dimmi che c'è. Ricordi che ti ho detto che avevo una storia... Ma glielo sta dicendo, ma gli altri non sentono. C'è solo un metro da loro. Non mi hai mai detto chi fosse. Intuiscilo. Prendi in giro. E invece... Porco cazzo, Marin. Non dirlo a nessuno finché c'è il colonnello, chiaro? Ma cosa? Cioè, ok, forse non è il momento più ideale, ma... Semper fi. Semper fi. Oh, Semper carino fi. Che gli dà il sostegno. Cos'è? Un motto da Boy Scout? Comunque ci facevo caso solo adesso. Lei sembra lo stesso personaggio che c'è anche in Little Hope. E quindi porta fortuna. Non vi spoilerò niente perché vorrò giocare anche a quello e portarvelo sul canale. Quindi sappiatelo. Sparane una. Senti questa. Mai voltarti mentre scendi da un elicottero. O la squadra è spacciata. Questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito. Sì, infatti non ha senso. Sì, forse. Però, perché rischiare? Sguardo sempre in avanti. Boh. Se mentre sei in guerra ti giri, una pallottola in culo te la meriti. Ci siamo quasi, Marin. È per questo che ci hanno mandato qui e giuro su Dio, noi ce la faremo. Ma non stare a giurare cose che non hanno senso. Urrà! Urrà! Ma che grido è, urrà? Ah, mi stavo chiedendo se ero io a non capire più la lingua. Quindi arrivano in contemporanea nello stesso sito. Che battuta triste. Oh,
Ok, siamo nella zona di atterraggio. Io continuo a chiedermi perché ci siano gli elicotteri, se avevamo pensato di non usare gli elicotteri per evitare di destare sospetti, e invece li abbiamo usati, abbiamo destato sospetti, ci hanno trovati e arriveranno insieme a noi. Ma non facciamo più domande. Perché la maschera antigas? Ehi, Zoe! Ma che cazzo l'hai fatto? Ah, l'ha fatto girare. Dai, però arriviamo all'azione, perché, cioè, finora non è successo nulla. E chi è questo? L'American! L'assacre l'American Go! Ci hanno scoperti! Ma dai! Sei sveglio, eh? Oh, dunque, fiducia o cautela? Io andrei con la cautela, eh. Divisi, ma non sparate! Dobbiamo usare la testa. Ma infatti io non voglio ammazzare nessuno, ragazzi. Cioè, a parte quelli che ucciderò involontariamente per le scelte sbagliate. Ma questa è un'altra storia. Ma dai, sal'arabo. Oh, brava. Vedi che non vogliamo fare del male a nessuno. Sono d'accordo anch'io. Giù, faccia a terra, ora. Mani dietro la schiena. Ok, forse la cosa si può risolvere in modo pacifico, dai. Qualcuno mi spiega però chi sono questi qua e perché noi siamo qua? Da cosa ho capito, questo gioco doveva incentrarsi in una grotta. Mi spieghi perché non siamo in nessuna cavolo di grotta e stiamo continuando a girare in Iraq? Sì, ma anche con un po' più di calma. Via libera! Libera! Perimetro sicuro, i prigionieri collaborano. Oh, meno male, vedi? Dì al caporale Merwin di usare il fumo giallo per chiamare il colonnello. Perché? Perché così scendono tutti? Tanto, cioè, secondo me aspettano che siamo tutti lì per fregarci, eh. Il raid è fallito. Questi non sono nemici, sono pastori. Oh, meno male che non abbiamo sparato allora. Sono delle povere persone. Tenente Kolchek, aggiornami, prego. Nessun colpo sparato, nessuna vittima. Fattoria sicura, prigionieri neutralizzati. Prigionieri? Ma che prigionieri? Ingresso per il silo? No, negativo. Ammesso ci sia, è ben nascosto. Quindi noi dobbiamo entrare nel silo, cioè. Che vuoi dire, tenente? Ah, io farei rispetto. Dobbiamo ancora setacciare la zona. Lo troveremo. È stato un rischio rinunciare all'effetto sorpresa, ma ne è valsa la pena. Zero vittime. Oh, grazie, apprezzato! Signora. Grazie! Gli eventuali miliziani potrebbero averci sentito. La squadra è pronta a tutto, colonnello. Tutto liscio. Dici? Abbiamo aperto la fattoria come il culo non di... Non finire la frase, caporale. Ecco, appunto. Finiscila. Posso interrogarli? Cioè, ha un po' rotto le scatole con tutti i doppi sensi. Andiamo. Occhi aperti. Se vedete anche solo volare una mosca, voglio saperlo. Ricevuto. Capo, capo, si è mossa una foglia. Ma questo posto ha qualcosa che non mi piace. Ah, sì? Per cosa è quel intuito femminile? Oh, ma cioè, gli sparano in bocca, per favore. Ha già rotto le scatole. Ecco, infatti. Non muoverti. Devo perquisirti. Oh, sta tremando, piccino. Mi dispiace. Ti giuro che per volontà mia non ti farò del male. Puoi fidarti. السلام عليكم يا اخي. لازم اسال السؤال ولازم تقول الحقيقه. فين مدخل مخزن السلاح؟ No, l'impazienza non mi piace. Presentimento lo farò parlare. No, dai, gli chiedo ordini. Ordini, signore. Riposo. Ci penso io. Ok. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Sto cercando tutte le opzioni per non usare la violenza, comunque. E forse sta funzionando. Ma che diavolo è? È tipo una bambolina alla Blair Witch Project? Ida. هتعرفه قريب. Oh, loro si stavano già proteggendo contro i demoni. Ma no, ma che furia. Cerca di essere curioso, interessa anche a me. Ma non glielo staccare. Cazzo.
انتو كام هنا؟ Ho scoperto un segreto. No, mi sono fatto ma... Oh, cavolo, abbiamo versato il sangue sulla... sulla terra. Non è un buon segno. Cioè, l'altra volta ha scatenato tipo un esercito di demoni. Caporale, tieni d'occhio i prigionieri. L'hai sentita, Marin? Ok, perlustriamo la fattoria. Credo che però sarà di nuovo troppo veloce per i miei gusti. Oddio, sta visuale del cavolo, la odio. Di qua? Dimmi dov'è il silo. Era armato, signore. Eh beh, per forza. Armati. Cioè, che scoperta. Di bunduqia kbira qawi ya akh. Akthar min ant mahtaj lil ghanam. Fin madkhal al maghzan. Ma oh, come ti permetti? Ah, oh oh oh, aspetta, così. Ce l'ho fatta. Questo un po' se l'era meritata, fermo, tenente. Il solo modo no, per Rachel non è contenta. Ho tutto sotto controllo. Sì, ma lo dovevo fare io. Cioè, mi hanno obbligato. Sì, sono di là. Andiamo. Non perderlo di vista. Ci sarà qualcosa in questa stanza? Qua. Cos'è? È una tavola di quelle di Hammurabi. Allora, lei prenderà la pistola di lui. Perché Rachel prenderà la pistola di coso? Com'è che ti chiami? Scusami, aspetta. Di Jason? Perché Rachel prenderà la pistola di Jason? Stavo notando comunque che al contrario dei giochi precedenti non ci sono da sbloccare i tratti. È vero che ce ne sono alcuni tipo in grassetto, tipo evidenziati, altri più piccolini. Però non so se questa cosa influirà sul finale del gioco. Dobbiamo andare di qua. Cosa c'è di qua? Marine, voglio che setacciate l'intera fattoria da cima a fondo. Va bene. Sotto il divano adesso, a sorpresa. Ma, cioè, scusami, non credo che un ingresso di un silo possa essere così nascosto. Non c'è un cavolo di niente. Buon uomo, hai da dirmi qualcosa tu? Ciao, Nick! Ciao, cazzo. Vuoi dire qualcosa, sergente? L'ho appena detto. Guarda a terra, cosa vedi? Non c'è niente. Se c'è un silo, dove sono le tracce, no? Questa è una caccia alle streghe. Il suo prezioso Kelus ha sbagliato tutto. Chi è Kelus? Seguiamo gli ordini, sergente. La perquisizione non è finita. Vabbè, già che sei lì, controlla, sì, effettivamente. Sì. C'è poco da fare, sempre quello che si lamenta, eh. Va bene che siete amiconi, però... Tu non mi parli? No, ok. Sei una persona brutta e cattiva. Ok. Giriamo di qua. Non è che trovo altre fantastiche tavolette di Hammurabi? No, però qua c'è una maschera. Ci sono maschere antigas. Oh, ok, si stavano preparando per qualcosa sicuramente. Ma credo che fosse abbastanza evidente che erano un po' sasso sti tizi. E questi? Altri prigionieri? Ok. Ma perché tipo io viaggio da solo e poi lei spawna dal nulla? Io lo voglio sentire la verità. No, parlagli dei demoni. Lo voglio sapere. Ah, lì sotto? Ok. Una botola sotto il tappeto. Una cosa molto scontata. Adesso esce tipo Jack in the Box. È eroina. Ah. Una sorpresa dopo l'altra. Cioè, questi erano dei narcotrafficanti, non c'entrava niente. Voglio che rovistiate da cima a fondo. Ecco che arrivano gli altri. Mi sa che non erano solo dei trafficanti da niente. Oh, ti prego, non farmi fare delle scene in cui devo essere io a fare qualcosa di veloce mentre quelli ci sparano, perché sennò iniziamo già la partita senza personaggi. Cazzo! Merda! Porca puttana!
Sì, non hai tutti i torti. Sei stato un tantino scurrile, ma posso condividere il tuo pensiero. State giù, state giù! Ah beh, devi arrivare tu a dirlo, perché gli altri non l'hanno notato. Sono sulla collina! Rispondi al fuoco! Ma chi? Vai! Ma... io? Dove sono? Ah, lì! Io manco lo vedevo, ho mirato a caso, ve lo giuro! Dovrò di nuovo mirare adesso, me lo sento. C'è mancato poco! No, ma tu puoi morire, non mi interessi. Rachel! Dove sei? Era con l'altro. Ah, lì, eccola. Indietro! Stai indietro! Andiamo! 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 No? No? Io ho la tensione a mille perché sono convinta che mi faranno fare le azioni tipo all'ultimo. No, poverino. Ma Joy chi è? Non me lo ricordo. Cioè, non mi ricordo il nome di nessuno. Wow! Sono stata velocissima! Bruciamoli tutti col fosforo! Ah no, ma non possiamo usarla quell'arma. Dovremmo tenerci per mano e cantare Kumbaya intorno al cazzo di fuoco. No, non sono d'accordo a usarla. Lasciami pensare. Non bisogna. Ci massacrano. Permesso di usare il fosforo? No, assolutamente no. Negativo. Solo come copertura. Ma poi scusami, erano gli ordini del capitano. Cioè, di cosa stai parlando? Cavolo, l'ho sbagliato. Ok, questo l'ho preso. No! Ok, forse l'ho beccato. Non lo so. Non so cosa ho mirato, però è diventato rosso, quindi io ho cliccato. Ok. Preso! Mi sto sentendo potentissima! No, è quello con gli occhiali! Salva Joy, salva Joy! Mi c'ero già affezionata! Lui non voleva neanche venirci di... Sto morendo, Nick! No! Cazzate. No, non fa morire, male, Joy! Sta fermo, calmati! Non è grave, ma che non è grave, gli hanno sparato nello stomaco! Ma non muoverti! No, dai, no, Joy, no! Valle. No, Joy! No! No, è morto Joy! Ma partiamo malissimo! Ma no, ci sono rimasta troppo male, io ve lo dico. Che aspettate? Divisi e rispondete al fuoco! E cosa stiamo facendo secondo te ora? Pettiniamo le bambole? Dropkick a tutte le stazioni, silenzio revocato. Qualcuno mi aggiorni sul contatto, passo. Dropkick, quindi Joy 2, stiamo precipitando! Cioè, hanno risposto solo per dire, ehi, noi siamo fottuti. Ciao, è stato bello sentirti per l'ultima volta. Peggio. Può sempre piovere. E adesso piove. Ah no, compaiono i mostri. Beh, adesso magari si apre tipo una sorta di voragine. Stenditi a terra, o giuro che ti apro un buco in fronte. Non farlo, dai. Questo è un poveretto. No, non voglio sparare. No, va bene. Ma non volevo ucciderlo. E adesso, cavolo, il sangue... Oddio, rilevamento bussola. Quindi è stata una mia scelta? Ma siete state voi a dirmelo, cavolo! Gioco, sei crudele! E l'altro protagonista! Basta violenza. Oh, bravo, mi piaci tu. Ma aspetta, sta a vedere che loro sono corsi lì per evitare che loro spargessero sangue. E così tipo non si risvegliavano i mostri da sotto. Però scusami, se io a questo punto non sparavo all'altro... Beh no, comunque del sangue è stato versato perché avevano ammazzato Joy. Rachel! Rachel! Oh merda! Ok, e quindi tutti i nostri protagonisti finiscono di sotto. No! Nella statua quella del tizio! Porca
Porca miseria! Oh, qualcosa mi dice che siamo fregati. Ah, siamo Nick adesso, partiamo da lui. Ok, Nick ci piace. Nick ci piace, quindi... Sono sono tipo tutti caduti in un posto diverso. È franato tutto. Come in qualsiasi horror che si rispetti. Separiamoci come prima opzione. Ok che la loro non è stata volontaria, però... Wow. Beh, non è così profondo almeno. Molto bene, Nick. Veniamo a noi. Ok, non sembra esserci nulla. Allora proseguiamo in là. Premi L1 per accendere o spegnere la torcia. Jason! Jason? No, no, io la tengo la torcia, ma che siamo sono fuori? Vicino, amico. Arrivo! Come? Perché cerchi Jason? Ah, Jason è caduto qua vicino. Non si vede un cavolo, no, no, non ditemi che si va tutto il tempo così al buio. Ok, di qua. No, io mi perderò. Oddio! Mi sono spaventata tantissimo. Non me l'aspettavo. No, i giochi al buio non mi piacciono. Non mi piacciono per niente, io ve lo dico. Oh. Adesso compare di nuovo. Io ce l'ho ancora le armi? Non ne sono certa. Ah, eccolo lì, è quel coso! Devo sparargli, ok. No, è scappato. Ma come è scappato? Vabbè, meglio così, Cioè, non che io mi lamenti di questa cosa, però... Io spero che almeno gli oggetti, tipo, da trovare siano luminosi al buio, perché sennò... Ah, siamo arrivati nella sala del trono! Quella del re accadiano. Gli altri credo che siano caduti comunque in questa zona qua, perché ci sono altri buchi nel pavimento. Che poi adesso è diventato soffitto, però... Aia, terremoto. Oh, eccolo! Ciao! Sei tu, Nick? No? Chi vuoi che sia? È a 2 metri da te, non lo riconosci? Ah, lui manco risponde, tra l'altro, simpatico proprio. Incredibile. In che razza di posto siamo finiti? Ve lo spiego io? No, vi lascio l'effetto sorpresa, dobbiamo dai. Tornare in superficie, unirci al resto della squadra e chiamare i soccorsi. È una parola. Questo non è un deposito di armi, ma di sicuro è fottutamente pieno di iracheni. Vabbè. Strano, Nick? Sei in Iraq. Sergente, datti una svegliata. Occhi aperti. Allora, ora assicurazione... Beh, io gli vorrei dire però di aver visto qualcosa, scusami, Ho visto qualcosa. Come hai visto qualcosa? Non era umano. È giusto che lo sappia anche lui, scusami. Mi sa che hai battuto la testa. Lo sapevo che non eri pronto. Giuro su Dio. Ma no, c'era tutta quella frase, non l'abbiamo letta. Vuoi a te se dici un'altra parola? Dai un taglio a queste cazzate se non vuoi farci ammazzare entrambi. Ah beh, io ti avevo avvertito. Fatti tuoi, tu, sergente. Non c'era niente. Non ho letto, è morta qualcosa? Ho paura o emotività? Io gli direi paura, perché l'emotività porta a sbagliare. Quello che so è che così mi farà impazzire. Ah, guarda, Jason è lì di fianco, quello di cui ti parlavo io. Ciao, io sono il mostro. Hai mai visto nulla del genere? Che diavolo di posto è? Non so. Non si vede niente. Storia. Ah beh, rassicurante. Eccoti qua, segreto. Ah no, è una porta forse. Dovevo guardare prima dall'altra, ho sbagliato. Ah no, è bloccata. È pesante di quel che pensavo, aiutami. Non ci riesco da solo. Hai smesso di allenarti? Ma lasciamola chiusa che forse è meglio, È Merwin. Oddio! Cristo, ci sto provando! Smettila di contorcerti! È tutto pieno di sangue! Dobbiamo tirarlo giù. Dai, tieni duro, ci siamo noi. Vabbè, Nick, di Merwin non è che mi preoccupi più tanto. Mi stava antipatico dall'inizio.
Poi tanto sappiamo che resteranno in quattro. Saranno Nick, Rachel, Jason e... non mi ricordo come si chiama l'iracheno. Tutto è fottuto. Credi che non ti senta? Te la caverai, ok? Resisti. Ma come ha fatto a colpirsi così? Ti diamo un po' di carica, ok? Cazzo. Datevi una mossa. Tutto ok, sta attenta. Ah, c'è anche Clarice. Vabbè, tanto morirà anche lei. Attenta a cosa? Gesù, chi ha preparato gli zaini? Ecco. Addio Clarice, l'avevo appena detto che anche lei sarebbe morta. Cosa è successo? Ah, ho sentito deglutire. Clarice. Se l'è mangiata. Che cazzo? Via, presto! Che mi è successo? Via! Beh, ma... è brutto da dire, ma penso che dovreste lasciarlo lì. Dai, è palesemente sfacciato. Adesso mi rendo conto che per umanità lo porti con te, ma morite tutti così. Dobbiamo fare qualcosa! Cioè... oh! Aspetta, ok, ci sono. Premi sulla ferita, È servito qualcosa? Vuoi la verità o mezza verità? Beh, dai, la verità. Dimmi la verità. Stai per morire. Sei messo molto male. Sta attirando quella cosa verso di noi. Non sta fermo. Che cazzo di colpito? Sta zitto. Non fiatare il cazzo. Ok, no, ma scusami, così lo soffochi. Ma lo sta soffocando? Ah, ora gli do la morfina. Ok, tieni, vai. Ok. Vacci piano, così lo uccidi. Sì, appunto, è quello che pensavo anch'io. Oh, devo mirare? Ah no, meno male. Sì, però se glielo inietti in una vena che è stata completamente tagliata, non credo che gli entri in circolo. Ok, ma come Nick lo uccidi? Sì, sono abbastanza d'accordo, ma... oh, oh. Lo so. L'ha soffocato. Non c'è battito. Non c'è battito, cazzo. Ma è colpa mia? Non è andato, Nick. Merwin è morto. Ma è perché ho stretto troppo? Cioè, dovevo tipo sbagliare. Non lo so. Vabbè, comunque, diciamoci la verità, era diventato un peso morto, quindi andiamo avanti così, lascialo lì. Lascia questa preda per i mostri, è tutta vostra, lasciateci in pace, mangiate lui e non me. Ciao Merwin, ti ho odiato fino al primo giorno. Addio Merwin. Beh, li avremo placati almeno un po'.